Salve a tutti ragazzi, sono Toms, questo è proprio Tommy e bentornati qui sul canale. Ed è appena uscito un trailer di un film leggermente importante. Sto parlando del secondo capitolo di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Quindi insomma, proprio robetta. Che dire, allora, il primo film mi era piaciuto davvero tanto. E per quanto mi riguarda superava anche alcuni dei famosi Harry Potter filmici. In più questo capitolo lo aspetto ancora di più, visto che probabilmente andrà ad ampliare, diciamo, le cose che sappiamo di Silente. E quindi insomma, siamo curiosissimi nel sapere insomma che cosa succederà, oltre al vedere le creature pucciose di New Scamander. Quindi chi lo sa, si vedrà Silente insieme a Grindelwald, si vedrà sua sorella, che magari come è morta sua sorella e il fratello. Boh, intanto andiamo a vedere questo trailer che sta morendo di hype. 1, 2, 3, via! Hogwarts! Che bello! Qualcuno. Ho qualche domanda per lei, professore. È lui? Una vera sorpresa. C'è la voce che Newt Scamander sia diretto a Parigi. Ah. So che lavora per ordine suo. Hai capito? Eccolo! Albus. Si avvicina il momento, Newt. Dovrai decidere da che parte stare. Ah, torna anche il nostro amico. Ci andiamo insieme. Segno. Le scorriere di Dove, forse. Ah, che figo. Ah, è tornato. Io non posso agire contro Grindelwald. Eccolo. Dovrei farlo tu. Ecco, con quella capietà ci sta già di più, invece che con la cresta. Con la, cioè, col trucco alla moicana. I crimini di Grindelwald. C'è da dire che come primo teaser non è affatto male, anzi, cioè, ci mostra un sacco di roba alla fine. Cioè, ci fa capire che, vabbè, Silente, vabbè, quello si sapeva, è un po' in combutta con New Scamander, che a quanto pare va a Parigi per chissà cosa, insomma. In più si vede anche Grindelwald, diciamo, con un nuovo look. Io spero che rimanga con quel look, perché quello che si era visto alla fine di Animali Fantastici e Dove Trovarli non mi era piaciuto affatto, con quel taglio un po' alla moicana, con Johnny Depp super imbalsito. Quindi diciamo la cosa che ne usciva fuori era qualcosa di abbastanza orripilante, visto che in teoria Grindelwald dovrebbe essere questo mago oscuro stupendo. Invece ti trovi un Johnny Depp che probabilmente era appena uscito fuori dal bar, insomma, dopo essersi scolato con una birretta. Quindi insomma, che dire, mostra tantissime scene senza però farti magari capire, diciamo, che cosa succede all'interno del film. Però comunque ti trasmette un sacco di hype e non vedo l'ora che esca. Non vedo l'ora che esca, perché comunque secondo me è molto interessante questa nuova saga che hanno creato, insomma, Yates e la Rowling, insomma. E voglio vedere insomma dove andranno a finire, ecco. Come ho detto anche prima, spero ci sia più Silente, più magari altri personaggi che Newt Scamander, perché comunque, sì, carino nel primo, però basta, insomma, non è che sia tutto sto grande personaggio. Più che altro non vedo l'ora di vedere Grindelwald e vedere come ce lo esporranno, quali saranno, diciamo, le sue motivazioni che lo spingeranno a fare le cose orribili che fa. Quindi, bellissimo teaser, aspetto il trailer, magari quello ancora più lungo, e aspetto tantissimo il film. Quindi ragazzi, grazie mille per aver visto questa reaction. E noi come al solito ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti. Volevo fare l'uscita mentre mi smaterializzavo, però non ho la bacchetta. Beh, rimango qui con voi.